Rousseau, nel 1762, con il suo Il contratto sociale o principio di diritto politico, ipotizza una democrazia ideale nella quale il cittadino partecipa direttamente, come cittadino attivo, alla vita, alle decisioni della democrazia. Allo stesso modo, con Benjamin Constant, divide tra libertà politica degli antichi e dei moderni, nel quale gli antichi partecipavano direttamente alla vita politica, mentre i moderni si godono della rappresentatività, della democrazia rappresentativa. Lo stesso Lenin, parlando di Marx e dell'esperienza della Comune di Parigi, dice che questo ha aperto le porte a Napoleone perché si richiedeva ai membri della Comune una partecipazione troppo attiva nella vita politica del paese che questi non potevano dare, perché avevano bisogno di lavorare o di godere dei beni che avevano. Quindi, qual è oggi il ruolo del cittadino? Alcune considerazioni preliminari. Sicuramente le tesi di Rousseau vanno storicizzate, ma poi soprattutto bisogna tenere a mente che Rousseau pensava nella Ginevra del suo tempo. Un conto è la democrazia diretta a Ginevra e un altro conto è una democrazia diretta in uno stato come l'Italia, con milioni di persone. Questo è un fatto evidente, noto ma non conosciuto, diremmo con Hegel. Per cui democrazia diretta bisogna pensarla tenendo a mente la realtà in cui siamo, chiaramente. Ciò detto, io penso che i cittadini oggi ovviamente non abbiano alcuno spazio di scelta politica, nel senso che i cittadini oggi sono continuamente invitati a pensarsi come abitatori di una democrazia, ma poi questa democrazia di fatto coincide con lo spazio del suffragio universale, quindi con il gesto puro e semplice del voto, dove peraltro si votano candidati che hanno preventivamente giurato fedeltà ai dogmi principali del nostro tempo, che sono essenzialmente il dogma del mercato sovrano, primo, e secondo, il dogma della subalternità totale dell'Italia alla potenza uscita vincitrice dalla seconda guerra, dalla terza guerra mondiale, cioè la guerra fredda. Ora, nessun politico discute questo e quindi è la riprova del fatto che destra e sinistra dicono in maniere diverse lo stesso contenuto. È una scelta del tutto fittizia e manipolata quella fra destra e sinistra ed è uno dei motivi per cui da tempo rivendico la necessità di abbandonare tale dicotomia e di formare un nuovo pensiero, di formare un nuovo pensiero perché le vecchie mappe non servono più a muoversi sui territori nel frattempo cambiati. Io penso che i cittadini oggi, ciò detto, non abbiano molto spazio di decisione sicuramente, ma possano far valere l'unica forma di democrazia oggi possibile, che è quella di opposizione e di resistenza. Abbiamo anche nel nostro paese alcune forme di comunità in cui la cittadinanza torna in qualche misura a fare comunità, a decidere sovranamente del proprio destino, opponendosi alle leggi del mercato, dell'economia finanziarizzata e così via. Bisogna, io credo, tornare a creare una social catena, dicendola con Leopardi, un rapporto sociale che per ora è frammentato, inesistente, in modo tale da poter reagire a questa situazione anarchica di fatto che è quella del mercato come autonomo e sovrano rispetto alla politica. Naturalmente bisogna, quando si parla di Rousseau, per riallacciarmi all'incipit della tua domanda, bisogna fare molta attenzione alle letture ideologicamente non neutre che presentano Rousseau come totalità, no? Con il solo obiettivo di liquidare la freschezza anche del suo messaggio, la qualità critica del suo messaggio. Rousseau è un pensatore che, potremmo dire, ben prima di Marx, ha colto il carattere reificante, alienante, disumanizzante, se vuoi, della società moderna. Anche se Rousseau utilizza un lessico diverso da quello di Marx, anche se Rousseau ragiona in parametri differenti rispetto a quelli marxiani, tuttavia coglie pienamente il carattere reificante della società moderna. No? Anche nelle Confessioni, il testo autobiografico di Rousseau, emerge continuamente questa volontà dell'individuo di raggiungere un'autenticità
propria che sia sottratta ai meccanismi disciplinari inautentici che la società alienata impone. Questi sono temi importanti da riscoprire per praticare una democrazia che sia una forma di grande rifiuto rispetto a ciò che il sistema della produzione ci impone. Ecco, questa forse è la sola democrazia oggi possibile. Pendulum I swing from which I come.